Buonasera a tutti. Ho già fatto diverse interviste con Mario e quindi lui sarà a posto di sentire la mia storia, però sì, appunto, ho iniziato molto piccola con la musica, però diciamo che quando inizi da così piccolo, forse non si accende subito, si accende a un certo punto. Questa è la prima volta che ho sul palco, nonostante fosse piccolina, così questo è stato l'inizio acceso, per l'arte, mi ricordo che avevamo questi, oggi non ci sono neanche più gli MP3, c'erano questi giradischi, e si portavano in giro con tantissimi dischi, perché io ti aspettavi, mi ricordo che mi regalavano un disco di Queen. Prima che passare, insomma. Io mi innamorai ovviamente, quindi ho questo ricordo giovanile che fu la prima musica a parte classica per cui resta la testa. Appunto sì, perché comunque già è stato pesante recitarlo, vedere le persone che magari pensano che sia proprio così è un po' pesantino. Però devo dire che poi con la terza stagione sono rimasti tutti. È cambiato completamente la percezione del pubblico, quindi questa cosa è svanita, vedo che sono tutti i diciamo, si crea un'altra immagine, per fortuna, diversa. Però sì, ammetto che a un certo punto è stato un po' pesante. Sono molto contenta, specialmente per come il pubblico ha percepito il mio personaggio. Oggi, per esempio, in aeroporto stavo partendo e c'era bellissimo perché alla fine è una storia che non solo ti fa incazzare all'inizio, ma quindi ti fa piangere. Quindi tu hai empatizzato con un personaggio completamente diverso da te, magari, perché libero poi quella psiche. Secondo me anche questo serve in cinema, aprire la mente a cose che sono estremamente distanti da te, alle quali non ti interesseresti, non proveresti a capire. E c'è stata tutta un'altra ricerca dietro, ecco, come già ti raccontavo, tutta una. Innanzitutto proprio su Shakespeare, perché il primo soggetto è Shakespeare, e su questo mi riconnetto un pochino al nostro tema, diciamo, di oggi, che sarebbe un po' il cinema di istruzione, no? Diciamo che ho riletto Romeo e Giulietta, no? Per studiare questo personaggio di Giovanni. E rileggendolo, in età molto adulta, sarà una blasfemia, però non l'ho riletto e ho detto, ok, bellissimo libro. Però non riuscivo ancora a capire esattamente la chiave di questo personaggio, di questa Giulietta, di questo. E poi ho guardato il film di Baz Luhrmann, proprio con Giulietta, con DiCaprio, e lì ho detto, ok, adesso ho capito tutto, cioè nel senso, c'è quell'istante alla fine proprio del film dove lei vede Romeo che è morto e fa questo pianto che è un po' analizzato, però lei che sta con me, capisce, ok, io sono uno dei bambini innamorati del loro primo amore, e c'è quella delusione del tuo primo amore. Ed è lì che ho capito, guardando il film. E secondo me il cinema serve tantissimo appunto questo, cioè farti appassionare qualcosa che nella nostra epoca, nel 2024, magari in Shakespeare non è così facile per noi, non è una cosa scontata, non è. Invece magari guardare un film di adattato. Che siamo molto fortunati. Mi piace
desiderio, cioè una ricerca per insieme. Per lavorarci insieme. Allora sarebbe difficilissimo perché diciamo che cercherei un attore che non solo sappia recitare veramente, ma deve avere lo stesso amore che io voglio per questo tipo di musica. Cioè tipo maestro di Bernstein, no? Però tipo per stato un genio, cioè lui è riuscito a portare in vita un direttore d'orchestra di Italia. Cioè l'idea della difficoltà di riuscire a interpretare la stessa del genere. Quindi non penso che sia la recitazione su questo, è proprio amore per la musica. In questa fase della mia vita, sinceramente, sono innamorata di nuovo dopo aver finito queste riprese di questa serie cioè, sul canto, mi sono reinnamorata della mia voce, perché non cantavo da tanto tempo, sì. Non cantavo da tanto tempo, anche perché ho avuto una differenza troppo violenta. Thank you.